Cari amici, buongiorno dal vostro Sandro Gaglio. Mi trovo in via Cristoforo Colombo, se non hanno cambiato nome alla strada. È praticamente la strada che costeggia il porto di Catania. E allora bisogna ridimensionare un attimo la storia e la verità di quello che è successo in questo tratto di strada. Per la cittadinanza è arrivata la notizia che era franata, la strada aveva problemi chiaramente di solidità. Non è così. Cos'è successo? Ieri pomeriggio alle 14 un'interruzione dell'energia elettrica portava immediatamente l'Enel a cercare di capire dove fosse l'inghippo. Un'interruzione che aveva a che fare con 15 cabine di elettricità, quindi un danno importante, un'interruzione importante. A questo punto l'Enel riesce a individuare immediatamente dove era successo l'inghippo e siamo qua. Siamo qua con la strada che dal faro, dal porto per entrare a Catania è stata interrotta nella parte che alla fine di questo famoso palazzo, il palazzo che non abita e non ci sta nessuno, e che praticamente ci ritroviamo con una confusione incredibile che è qua in direzione uscita di Catania, quindi in direzione Ragusa-Siracusa, e qui come vedete gli operai della SIRT in maniera solerte, in maniera efficiente ed efficace hanno immediatamente sistemato tutto. E allora cosa si fa? Si deve scavare e creare una voragine che per la città era che fosse successo l'avvallamento e quindi una frana in questo tratto di strada. Non è così. Come vedete adesso la ribalta del camion sta per mettere dentro la buca tutto quello che serve per chiudere. E allora ridimensionando e raccontando tutto, via Cristoforo Colombo, siamo appena usciti da piazza Alcalà, stiamo vedendo che il camion sta scaricando tutta la sabbia, tutto quello che serve per otturare il buco che è stato fatto dai dipendenti della SIRT dell'Enel per andare a riparare il danno. La polizia municipale, la polizia locale è qui presente e attenta alle operazioni di ripristino della circolazione, quindi del tratto viario. Per quanto ci riguarda c'è solo una città che va in maniera lenta per uscire dalla via Cristoforo Colombo e quindi uscire dalla città. Il problema esiste, non penso che bisogna aggiungere altro. Vedete, stanno chiudendo il buco che hanno, ripeto, creato loro, perché non c'era energia elettrica e 15 cabine all'improvviso sono rimaste bloccate. Mi sembra che tutto dal vostro Sandro Gaglio da Sigla Press. La buona giornata a tutti.